Benvenuti a questa nuova puntata di Vivere l'Architettura, puntata in cui parleremo della Magliana, ma proprio a partire dalla Magliana poi esploreremo, anche grazie ai nostri ospiti, un po' quella che è la periferia romana, comunque non propriamente i luoghi classici della visione di Roma e dei percorsi romani. I nostri ospiti appunto sono Fabrizio Boni, che è sociologo, ricercatore, filmmaker e esperto in antropologia visuale, e poi Giorgio Di Finis, antropologo, giornalista, filmmaker, fotografo e quant'altro, ha fatto veramente moltissime cose Giorgio De Finis. E Fabrizio Boni e Giorgio De Finis insieme hanno creato un film, questo film si intitola Space Metropolis, dove un'ex fabbrica di salumi abbandonata appunto alla periferia di Roma, in particolare a Tor Sapienza, è stata trasformata da persone di eterogenea provenienza in una casa, ma anche in un luogo di sperimentazione. È proprio come luogo di sperimentazione oggi vorremmo parlare della periferia, grazie anche naturalmente ai nostri due ospiti fissi, che sono Andrea Giunti e Silvio Riccobelli, nello studio virtuale. Allora, prima di cominciare a parlare di Magliana e di periferia e di sperimentazione e di potenzialità, vediamo la clip. Siamo nel cuore dell'area industriale dismessa della Magliana, alle mie spalle alcune strutture industriali ormai cadenti, intorno capannoni abbandonati, il viadotto della Magliana da una parte e la ferrovia per Fiumicino dall'altra. Ecco, questa sarebbe una tipica area da riqualificazione. Nei paesi nordici l'urbanistica è cresciuta intorno a queste aree da riqualificare. In Italia si teorizza, ma in realtà si fa poco. Andiamo a vedere quest'area. Invece che cercare nell'agro romano le aree per lo sviluppo di questa città, dobbiamo puntare a questi territori incuneati nel tessuto urbano per processi di riqualificazione e di rigenerazione della città. In questo luogo si potrebbero realizzare residenze, un recupero di attività produttive, industriali e artigianali e attività per lo svago. Pensiamo a quel bel edificio di archeologia industriale rivestito di vetro, potrebbe diventare un palazzo per il divertimento. Ecco, questo luogo evoca forme di archeologia industriale, appunto, il passato, ma allo stesso tempo il futuro. Il caotico paesaggio dell'area industriale della Magliana, che si dipana lungo l'autostrada per Fiumicino, dove l'euro svanisce all'improvviso, non è propriamente il paesaggio cittadino disegnato da un architetto o amato dalla gente comune. Eppure, l'impersonalità di questo aggregato di capannoni di cemento dai grandi lucernari o di ruderi in ferro arrugginito sopra e sotto le campate dei viadotti, tra spezzoni di agro e le anse del Tevere, rimanda una insospettabile energia. Capannoni e opifici allineati lungo stradicciole di campagna, che hanno come prospettiva un campo incolto, ma più in là sorprendenti costruzioni per la logistica pullulanti di attività e ancora intorno ruderi e aree abbandonate, determinano una parte di città frammentata, dove ogni luogo è privo di un qualunque progetto di relazione con nient'altro che se stesso, in una sorta di inedito periurbano desolatamente sciatto, eppure articolato e profondamente contemporaneo. Un luogo cinicamente utilitaristico, secondo una definizione di Rem Koolhaas, una sorta di Los Angeles in salsa romana, pre- e post-industriale insieme, sotto l'occhio intermittente della città da cartolina, degli antichi monumenti novecenteschi dell'euro. Torniamo in studio. Allora, Silvio Riccobelli, nella clip si parla di riqualificazione. Secondo te, in cosa dovrebbe consistere esattamente questa riqualificazione delle periferie? Un passo indietro. Quanto abbiamo visto ci dimostra che la città, ma in particolare la periferia, ha quasi una sua autonoma capacità di comunicare se stessa. Allora, voglio dire che quanto abbiamo visto ci dice che
ci comunica che c'è un declino, cioè l'incapacità del fare. Cioè avere alle porte di Roma, si parlava di città cartolina, un esempio che, come dire, è degrado, ma è anche, come dire, poco decoroso, no? Per chi arriva dall'aeroporto, ok? Ci dice quindi dell'incapacità del fare, oggi va di moda questo nome, e dell'incapacità di ragionare in termini di riqualificazione. Cioè la rigenerazione non è un termine, è qualcosa che deve vivificare ciò che in qualche modo ha perso una sua capacità autonoma di comunicare e di essere viva. Ecco, non vorrei sembrare tautologico, però insomma mi sembra che sia questo un po' il punto centrale strategico della domanda. Ecco, riqualificazione come rivivificazione, o quantomeno riscoprire la vivacità che c'è in certi luoghi che sono piuttosto abbandonati dalle amministrazioni pubbliche e volendo anche dai cittadini. Allora, volevo chiedere ai nostri due ospiti, voi appunto vi siete molto occupati di periferie, di questi luoghi, chiamiamoli altri, no? Comunque che sono un po' al di fuori dei percorsi classici. Ecco, quale pensate che sia la peculiarità delle periferie romane? Fabrizio Boni. Ma diciamo, le periferie che abbiamo visto in queste immagini sono periferie, insomma, innanzitutto caratteristiche per il fatto che sono senza persone. Io credo che un processo di rigenerazione del territorio debba innanzitutto passare attraverso quelle che sono le idee e le esigenze degli abitanti, e parlo di esigenze lì dove parliamo di aree abitate, e parlo di idee lì dove, come abbiamo visto in questo video, abbiamo aree che non sono abitate, sono appunto, parliamo di archeologia industriale, ma dove si potrebbero realizzare tantissimi progetti, partendo non soltanto da quelli che possono essere i progetti dell'amministrazione, ma partendo da idee di persone che potrebbero avere anche necessità di utilizzare questi spazi. E quindi qualcosa spazi da fare all'interno di questi spazi. Giorgio De Finis. Diciamo che, parlando di periferia, io sono un antropologo come Fabrizio, diciamo, veniamo dalle scienze sociali. E si dice che l'antropologia è il viaggio più lungo per tornare a casa, ed è un po' così, perché io ho scoperto la periferia di Roma dopo aver lavorato alcuni mesi a Mumbai, è una città dove ho sofferto molto, diciamo, la mancanza di un piano, la mancanza di quella che è la città europea, la città italiana in particolare. Sono arrivato, mi aspettavo un centro, mi aspettavo dei luoghi riconoscibili, e invece si alterna a macchia di leopardo un paesaggio assolutamente in continua trasformazione. Allora, c'è il vecchio edificio, poi c'è la baraccopoli, poi c'è l'edificio contemporaneo, poi c'è la gated community per i ricchi, però molto attaccato c'è di nuovo la baraccopoli. La periferia romana, quando sono rientrato da Mumbai, l'ho vista così, l'ho iniziata a percorrere con gli amici stalker, facendo a piedi per esempio il giro del grande raccordo anulare. E quelle aree che abbiamo visto nel filmato caratterizzano Roma insieme a tante altre realtà. Cioè, troviamo insediamenti abusivi, troviamo villettopoli, quartieri residenziali, centri commerciali, zone militari. Cioè si alternano cose che... Molto eterogenee. Molto, molto eterogenee. Quindi diciamo... è un po' Mumbai la periferia di Roma, secondo me. È interessante, poi, che me... perché questa cosa, il concetto di periferia come un concetto, insomma, trasversale, assolutamente internazionale. Qual è la specificità della periferia urbana? Insomma, comunque c'è questa tendenza quasi organica a crescere, no? Che era quello che diceva Giorgio De Finis. Certo, diciamo che io trovo estremamente contemporaneo il paesaggio di questa periferia senza abitanti della Magliana. Diciamo un po' Los Angeles e un po' Roma Pasolini, ecco, diciamo, questa è l'ispirazione. Io credo che ci vorrebbe un po' di attitudine agonistica da parte della cultura e da parte soprattutto della cultura architettonica e urbanistica per poter affrontare il tema che poi è quello della rigenerazione urbana. Cioè lì abbiamo un pezzo di città abbandonato e comunque in declino e che sarebbe il teatro adatto, perfetto per la teoria della rigenerazione urbana, ma naturalmente in Italia si parla e non si fa, e in particolare a Roma questo è la tipicità specifica. Ecco, su questa nota positiva mandiamo in pubblicità e continuiamo a parlare dopo.
Torniamo in studio per continuare a parlare della Magliana, ma in maniera molto più ampia della periferia. Allora, Silvio Riccobelli, ti ripropongo la domanda che ti ho fatto all'inizio. Cosa possiamo intendere come rigenerazione? In che maniera, secondo te, qual è una maniera fattibile per applicarla realmente alle periferie romane? La maniera fattibile viene dal suggerimento interessante che hanno detto i nostri ospiti, cioè quello di coniugare sicuramente una capacità, come dire, snella di agire, senza dimenticare però il valore del piano. Nel senso che dagli anni Ottanta in poi c'è stato questo mito della deregulation, no? Attenzione, noi dobbiamo strozzare la burocrazia e quindi fare in modo, come dice Andrea Giunti, che queste cose siano, come dire, fatte bene e fatte presto, senza dimenticare però il valore di una pianificazione e una programmazione strategica sul territorio di queste cose. Altrimenti poi avremmo un effetto perverso per cui non c'è rigenerazione, ma c'è assenza di coordinamento tra le varie cose, tra le varie parti della nuova città che vorremmo avere, giustamente, senza più consumare territorio, ma andando a rigenerare il territorio degradato, perché altrimenti c'è il rischio di uno iato fra quanto si vuol conseguire come obiettivo e come risultato e quanto invece è necessario che venga conseguito sulla base di un disegno strategico generale, se no fra 50 anni pagano pegno le generazioni future. Ecco, è interessante questa cosa del trovare un equilibrio, no, Giorgio De Finis, perché appunto alcune zone romane, soprattutto le periferie, certe periferie, sembrano un po' riottose a qualsiasi sistemazione urbanistica, mentre forse bisognerebbe trovare un equilibrio tra questa tendenza naturale, no, organica, di cui parlavamo prima, alla sistemazione urbanistica personalizzata, chiamiamola così, e invece qualcosa di più ampio respiro. In questo sicuramente sono molto responsabili anche le amministrazioni pubbliche. Sì, io direi che a volte sia gli architetti, sia gli urbanisti, insomma, come dire, sopravvalutano la loro possibilità di intervento su una città come Roma, insomma, no? Perché si diceva dagli anni Ottanta non c'è un piano. Forse non c'è dagli anni 30 un piano, non lo so, insomma, cioè non credo che quelle parti di periferia abbiano mai avuto un piano, né che sia facile restituire a quella parte di città, come dire, una sua struttura urbanistica chiara. Si può fare molto, le amministrazioni dovrebbero fare, mi auguro che lo facciano. Diciamo che spesso però ci sono altre esigenze che determinano l'andamento di quelle zone, no? Diciamo ormai cioè sono territori per investimento, cioè sono entro il raccordo anulare, sono terreni che servono a costruire cubatura che poi serve a chiedere prestiti alle banche, cioè c'è un processo di finanziarizzazione molto, molto grosso che governa diciamo la gestione delle nostre città, in città importanti come Roma, che credo sia prioritario e che alla fine schiaccia tutto, qualunque desiderio, qualunque esigenza anche di rimettere ordine, di riqualificare, di bonificare, cioè alla fine la bonifica coincide con abbattiamo una vecchia struttura industriale e facciamoci case, ma case aumentando per farne cose, cubatura, insomma, sì, ma case per chi? Cioè il problema è che Roma è una città che sta diventando inospitale, i prezzi di Roma spingono la popolazione ad andare fuori, i centri storici che noi amiamo e che sono quelli da cartolina la notte sono bui perché sono tutti uffici, se uno passeggia sul Lungotevere la città è scura, cioè, e non perché e l'illuminazione sono comunale, deserti. Cioè sono deserti perché sono solo non uffici e sono solo non proprietà vissuti, non vivibili, sì, assolutamente oppure sì. Sono proprietà, come dire, che servono, no, perché aumentano il loro valore più dei bot o di altre cose, no? E invece Fabrizio Boni, appunto, proprio partendo da quello che ha appena detto Giorgio De Finis, cosa invece si potrebbe fare appunto per valorizzare, per far crescere anche, no, questa potenzialità naturale che è insita nelle periferie, in molte periferie romane, appunto questa assenza di sistemazione urbanistica che però poi alla fine è vivace e può portare verso qualcosa. Ecco, cosa potrebbero fare ad esempio le amministrazioni pubbliche? Ma innanzitutto ascoltare di più e dare più spazio e più credito a quelle che sono le iniziative che nascono in tanti di questi territori, perché appunto spesso e volentieri sono poi
parlare di periferia a Roma oggi è difficile perché buona parte di quella che un tempo era periferia oggi è diventata centro. Ecco, facciamo una piccolissima parentesi. Cosa si intende per periferia esattamente? Diciamo, oggi la periferia romana è quella che, come dire, viene costruita e che si è ricostruita intorno al perimetro del grande raccordo anulare. E per riallacciarmi un po' anche a quello che diceva prima Giorgio, una differenza molto netta tra questa nuova periferia e l'antica periferia, parliamo di, non lo so, Centocelle, o parlo di Garbatella, che è una zona dove abito io, quella era una periferia popolare fatta di case popolari, cioè fatta di abitazione dati con canoni e comunque dati a persone che non dedicata avevano possibilità. A un certo ceto sociale. Esatto. Oggi la periferia che viene ricostruita invece è una periferia che viene venduta e viene messa sul mercato con tutti altri prezzi, e quindi si va a costruire anche una quella periferia. La periferia di allora era una periferia anche che aveva un suo tessuto sociale. Questa nuova periferia è una periferia difficile da leggere, da interpretare, ed è anche forse difficile riuscire ad animarla. Noi abbiamo lavorato, per dire, con il nostro progetto in una periferia come Tor Sapienza, che nasce intorno a un polo industriale di Roma. La zona della Prenestina, dove si trova la fabbrica nella quale abbiamo lavorato, era una zona dove, oltre a quella fabbrica che era un ex salumificio della Fiorucci, c'era la Peroni. Oggi ancora ci sono fabbriche, credo della Gentilini, ci sono tante. Quindi era una zona industriale, una zona operaia, dove intorno a delle esigenze comuni, a un vivere in comune, sono nate tante attività. Quello che noi abbiamo provato a fare in quel caso, in quella fabbrica, è stato provare ad animare il territorio, a creare un punto di incontro. Quindi secondo me il modo... Partire dalle persone era quello che diceva anche prima. Esattamente. Poi ne riparleremo anche. Andrea Giunti, c'è qualcosa che... Ci sono due aspetti. C'è l'aspetto che portano avanti i nostri due ospiti, che è fondamentale, che è quello di una rigenerazione, diciamo, urbana, a partire dalle persone, che mette al centro in un certo senso la partecipazione, cioè la partecipazione come valore in sé. E poi c'è l'altro aspetto, che è quello più urbanistico, architettonico, che parla più di cose, di infrastrutture, di destinazioni urbanistiche. Ecco, io penso che in questo periodo, parlando proprio di questa parte del problema, perché è vero, la periferia è fatta di strutture urbanistiche, ma soprattutto di persone. Parlando di strutture urbanistiche, io penso che si debba essere ambiziosi, cosa che non si è in Italia. La cultura italiana è veramente minimalista, rinunciataria in un certo senso. Oggi celebriamo Kennedy, e di Kennedy che cosa celebriamo? Le sue idee visionarie, certamente non l'attività politica spicciola. Ricordiamo che lui lanciò questa idea che sembrava folle, che in Italia sarebbe liquidata subito, come ben altro è il problema, cioè quello della conquista dello spazio, che in sé in fondo forse non ha portato niente, ma come indotto ha portato la civiltà digitale, il mondo che conosciamo oggi, soprattutto nel campo delle biotecnologie, delle tecnologie informatiche. Allora noi dobbiamo essere capaci di applicare questa idea visionaria per rigenerare anche la società italiana all'urbanistica e all'architettura. Andrea Giunti ha parlato di spazio, per cui mi dai là per parlare naturalmente del vostro film Space Metropolis, anche perché attraverso appunto il vostro film si vede come di fatto si possono fare delle cose all'interno di una periferia romana, insomma, proprio partendo dalle persone abbiamo detto di eterogenea provenienza, quindi che vengono da diverse parti del mondo. Allora, Giorgio e Finis. Sì, noi abbiamo proposto proprio la conquista della Luna dal basso, diciamo. Abbiamo bussato ai cancelli del 913 di via Prenestina, che è una fabbrica occupata da 200 tra migranti e precari che vengono da tutto il mondo, la prima realtà di occupazione inclusiva dei Rom, quindi un posto che già si sta studiando da tempo, eccetera, e abbiamo detto: aiutateci a costruire un razzo per andare sulla Luna. Cioè, l'idea è di partire con un progetto di migrazioni autonome esoplanetarie, perché non c'è più posto nelle nostre città per chi soffre di emergenze abitative, di precariato, eccetera. E questa provocazione ovviamente è una provocazione fatta a Roma, dice uno degli abitanti nel film, è una lettera rivolta direttamente al sindaco. Quindi noi abbiamo, con un anno di lavoro e l'aiuto di tanti artisti, realizzato con gli abitanti di Metropolis un razzo per andare sulla Luna. Anzi, abbiamo fatto di più, nel senso, abbiamo iniziato a trasformare quel luogo nella Luna,
E, insomma, sono ormai 3 anni che quella fabbrica sta subendo così una trasformazione e insieme a tutti gli abitanti che ci vivono, molto interessante. Adesso è sede di un museo che si chiama MAAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove, l'Altrove la Luna, di Metropolis Città Meticcia, che vede la partecipazione di artisti veramente importanti. Insomma, il 21 dicembre saremo con Michelangelo Pistoletto a festeggiare il Rebirth Day. Diciamo che sta diventando un ruolo, cioè un posto di attrazione con un ruolo molto importante per la periferia e anche per il centro, perché paradossalmente riusciamo a competere con i grandi musei della capitale. È un'idea ambiziosa, non un minimalismo quotidiano, rinunciatario a qualunque visione del futuro. Fabrizio Boni, com'è stata proprio nello specifico la convivenza all'interno di Metropolis, all'interno di questa fabbrica di salumi? Cioè, come si sono organizzate le persone? Questo io lo trovo molto molto interessante. Organizzate per vivere o per... Sì, per vivere. Ma diciamo che la fabbrica è stata occupata appunto a scopo abitativo ed è stata un'impresa non semplice, perché solitamente quando si occupano spazi che sono già organizzati o comunque predisposti per accogliere esigenze abitative. Una fabbrica abbandonata da 10 anni, come raccontano anche i nostri amici di Metropolis nel film, era uno sfacelo, dicono, insomma, non pensavano che si potesse andare a vivere in un posto del genere. Hanno dovuto ricostruire tutta la rete di infrastrutture all'interno della fabbrica. Elettricità, fognature, acqua servivano a far funzionare la fabbrica, non certo a farci abitare tante famiglie. Quindi hanno avuto anche lo spazio per ricostruire e costruire una piccola cittadella. Uno degli occupanti, tra l'altro, era uno studente di architettura, poi laureatosi con una tesi sul Metropolis, e ha fatto un po' un lavoro da urbanista, cioè ha aiutato gli abitanti a leggere gli spazi, riallocare, dare nuova collocazione alle persone, alle esigenze, fare una mappatura di uno spazio di cui non si aveva assolutamente idea, perché la fabbrica è veramente e veramente quindi riadattarlo grande. A usi differenti. E hanno costruito, ognuno si è potuto costruire uno spazio abitativo anche secondo le sue esigenze, insomma, quindi da questo punto di vista uno spazio per loro di grossa autonomia e anche di grossa creatività, insomma, ognuno e anche di collaborazione, no, assolutamente. Allora, siamo in chiusura, per cui vorrei chiedere ai nostri ospiti veramente una battuta velocissima su un po' il futuro delle periferie. Parlavamo di utopia, parlavamo di grandi progetti. Allora, Fabrizio Boni, in un mondo più buono, più giusto, più bello, più vero, come potrebbero essere le periferie romane? Cosa dovrebbero essere? Difficile dirlo. Noi abbiamo provato a guardare alla Luna proprio perché, insomma, forse manca un po' la capacità di recuperare uno spazio di utopia e una speranza. Insomma, oggi riuscire a immaginare qualcosa di positivo nelle città è complicato. Non so dire cosa dovrebbero essere o come possono cambiare le periferie. Ripeto, secondo me molto può essere fatto partendo e ascoltando quelle che sono le attività e tutto quello che anima le periferie oggi, tutto quello che viene fatto dalle persone che le abitano. Giorgio De Finis. No, io spero che appunto le amministrazioni o chi comunque ha a cuore, diciamo, il risanamento delle periferie, il cambiamento di questa città, eccetera, possa imparare da esperienze come quelle di Metropolis, no? Che invece, voglio dire, spesso vengono solo combattute. Cioè, ricorderei combattute a tutti... Combattute, ho visto come combattute, un animale raro, tanto beh, bello, combattute in modo molto concreto, perché Metropolis è soggetta allo sgombro coatto ogni giorno, non è una realtà protetta da nessuno. Certo. Gli occupanti si sono presi un tetto, stanno dimostrando di essere capaci di fare molto di più, perché stanno lavorando a scala urbana e stanno lavorando per il quartiere, ma... come dire. Devono essere un po' incoraggiati, andrebbero assolutamente. Andrea Giunti. Noi dobbiamo aspirare a una città, una periferia in cui non ci sia bisogno di occupare case o luoghi dismessi per avere un'abitazione decente o anche un luogo di lavoro. Questo Silvio è Riccobelli, aspetto la tua battuta finale. No, io dico soltanto che mi sembra che la politica già pensava a cosa fare le periferie. Costruiamo gli stadi, per fortuna la proposta è andata all'aria. Costruiamo gli stadi e facciamo in modo che anche distanti si possano fare nuovi insediamenti abitativi, se no lo stadio costa troppo. Non credo che sia questo il modo, sarà un fatto anche meritorio, ma insomma cerchiamo di capire prima cosa deve essere. Rigeneriamo la periferia,
poi facciamo anche gli stati. Certo, va bene, io ringrazio moltissimo i nostri ospiti, naturalmente i nostri ospiti fissi, ma anche Fabrizio Boni e Giorgio De Finis per il loro lavoro a Metropolis, per averci portato questa testimonianza. Ringrazio in redazione Valentina Piscitelli e Marina Anatoli, vi lascio con la rubrica Vintage e vi rimando alla prossima puntata di Vivere l'Architettura. Grazie. Noi ce la dobbiamo combattere tutti i giorni, dalla mattina come aprimo l'occhi, e va bene anche di poter pensare di andare sulla Luna e trovare qualcosa di molto più bello. Quello razzo per me è una lettera direttamente al sindaco. Non è semplicemente la fantascienza che immagina un futuro, è un gioco che si fa sul presente, qui ed ora, in cui si prefigura come se le cose fossero già così. Più che altro una sfida. Si fa la Luna, vuole dannare. Se Metropolis riesce col razzo a arrivare verso la Luna, la prima cosa che deve fare è occupare quel terreno lì e fare la Luna aperta per tutti e senza confini.